I santi, il Signore, chiaramente la santità è il più grande obiettivo che la Chiesa deve portare con sé come il proprio annuncio. Ma il Signore per primo sa benissimo a chi ha consegnato questo messaggio. Non si scandalizza. E amare, in fondo, significa esattamente questo, accogliere l'umanità così com'è. Questo è il messaggio di Cristo. Sono venuto non per i sani, ma per i malati. E questa parola Gesù l'ha pronunciata nel tempo della sua presenza storica e la pronuncia oggi. La pronuncia oggi anche nel contesto della Chiesa stessa. E allora, se questo è vero, amare significa esattamente questo. Siamo chiamati ad amare questo mondo, siamo chiamati ad amare la Chiesa e noi stessi siamo chiamati ogni volta a ripartire, a tornare alla fonte. Siamo all'inizio di un nuovo giorno. Quale occasione migliore, ecco, per ripartire dal Vangelo, per ripartire dall'altare e per ritornare a guardare i nostri cari, per ritornare nei nostri pensieri, nelle nostre occupazioni, tante volte veramente anche nei nostri dispiaceri, nelle nostre preoccupazioni, partendo sempre da questo presupposto. E credo che questo sia stato il segreto più grande di tutti i santi. Piuttosto che guardare alle cose che vanno a male e lasciarsi scoraggiare e diventare per forza di cose pessimisti, il cristiano è ottimista proprio perché sa che questa possibilità il Signore non la nega a noi personalmente e non la nega ovviamente alla sua Chiesa, tutta la Chiesa. E con questa consapevolezza vogliamo affrontare questo santo giorno che il Signore ci sta donando.